Ci voleva un segnale, un messaggio ai cittadini per dire che tutti sono disposti a fare sacrifici per il bene comune. Il segnale è arrivato dalla giunta comunale di Nocera Inferiore, presieduta da Manlio Torquato, dove assessori e sindaco hanno rideciso di ridursi le indennità del 25%, un atto che andrà formalizzato con relativa delibera, ma che vedrà proprio i soldi di quella riduzione essere destinati a un apposito capitolo di spesa da impiegare per i servizi sociali. Una decisione che era stata annunciata già durante le prime sedute di consiglio comunale dal primo cittadino, ma che venne poi coperta dalle critiche dell'opposizione, che invitava l'attuale amministrazione a decurtare la propria indennità del 50%. Una decisione, quella presa 2 giorni fa, che è sicuramente meritevole, ma che era facilmente intuibile. Basta pensare, infatti, come proprio nel consiglio di amministrazione del mercato ortofrutticolo di Nocera e Pagani, un rappresentante del comune di Nocera Inferiore, Francesco Cicalese, avesse già rinunciato a una quota pari proprio al 25% sul proprio gettone di presenza, dando invece il restante parte in beneficenza a un'associazione Onlus. L'amministrazione Torquato dunque ha lanciato un segnale importante in considerazione di una situazione economica per certi versi piuttosto drammatica. Un atto che andrà deliberato e che viene in un momento in cui proprio l'attuale giunta del primo cittadino non ha ad oggi ancora preso la propria indennità per il mese di lavoro svolto. Domandando direttamente ai singoli assessori i motivi di questo ritardo, si apprende che l'ufficio di competenza non avrebbe ancora chiesto, almeno non a tutti, i dati utili per il bonifico bancario sul quale versare lo stipendio.